Ciao ragazze, sono tornata. L'operazione è andata benissimo. Eh, anzi, ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto dei messaggi per sapere come è andata, come stavo. E, e niente, insomma, è finita. È andato, è andata tutto, è andato tutto bene. E, e niente, insomma, vi racconterò poi cosa, cosa ho fatto in questa settimana. Ehm, la prima cosa è mh, sabato, domenica. In preda sul letto, in preda alla noia, ho iniziato a guardare un po' su internet dei negozi perché avevo bisogno di comprare due o tre cose e ho accettato il consiglio di alcuni di voi che mi hanno detto di provare il negozio Desideri di Cristallo. Un negozio che già conoscevo, eh, nel senso che l'avevo già visitato una volta ma non avevo mai avuto l'occasione di, di fare un ordine perché non mi serviva niente. Eh, per cui ho, detto, quale... cioè, ho pensato che visto che mi, mi servivano due o tre cosette eh, potevo provare a testarlo e recensirvelo. Allora mi sono trovata benissimo, io ho fatto l'ordine appunto sabato eh, con raccomandata e il lunedì se non sbaglio mh, mi avevano già spedito tutto ehm, e la raccomandata mi è arrivata ieri che è giovedì. Quindi molto veloce, efficiente, mi sono trovata veramente bene. Adesso vi mostro cosa ho comprato. Allora, ho preso innanzitutto eh, il kit del pendente vulcano perché è veramente, veramente bello e anch'io l'ho preso non nei colori di, della foto ma sul golden shadow, su questi colori qui. Eh, questi. E, e niente, insomma, diciamo che oggi proverò subito a farlo. Quindi, ho preso questo kit il ciondolo è divino, cioè, è bellissimo, non c'è niente. Ramona veramente ha realizzato un, un ciondolo che è la fine del mondo, e niente, allora ho preso prima allora, questo, poi ho preso dei rivoli eh, da 14 mm. Ecco, torno. Ho preso questo qua che è il black diamond e poi ho preso sempre da 14 mm il Lamethist, mi servivano dei colori che avevo già utilizzato e mi mancavano, e li ho trovati, li ho trovati sul sito mentre stavo appunto facendo le e Ho detto perché no, le, le prendo. Poi ho preso queste bellissime palline quelle tutte luminosissime, ecco adesso questo sotto non si vedrà una cippa, le ho prese sull'argento, sono bellissime, per fare gli orecchini guardate, ho dei ciondoli, io li utilizzerò per fare degli orecchini, molto probabilmente, e brillano, sono veramente belle, io le avevo già fatte con delle palline blu, mi sono andate a ruba, e quest'altro colore, che se non sbaglio, vediamo se li trovo... Eh, colore vulcano AB sono tutte da 16 mm tutte e quattro volevo prenderle anche più grosse però non erano disponibili mi dispiace ma spero che la prossima volta eh, ci siano insomma quando faccio un ordine poi eh, ho preso le famose daghe ah, che belle allora, vabbè, diciamo che io ho preso soltanto quelle 3x11, però mi sono pentita malamente di non aver preso anche quelle 5x11. M mi sa che farò un ordine aggiuntivo soltanto per delle daghe, magari provo anche altri colori. Adesso testo queste e vedo se mi trovo bene. Innanzitutto, allora le ho prese um, color e matite. Ecco, non mi veniva il nome. Poi le ho, prese, le ho prese Black Diamond, non sono male, ma le mie preferite rimangono le matite, forse perché è il colore che preferisco. E le ho prese Amethyst Dark Amethyst Luster. Ecco, il mio inglese fa un po' schifo, però <ride> immaginate voi. Ok, quindi ho preso queste e anche oggi devo lavorare. Poi ho preso dei nastrini. Per fare magari delle creazioni ehm, corte, insomma, tipo a girocollo, eh, le ho prese di quattro colori, eh, viola, blu, marrone e nero. Sono due metri e le ho pagate 16 centesimi, due metri, se non mi ricordo male, sono 13 mm per due metri, le ho pagate 16 centesimi, come vi ho detto, cioè veramente una cavolata. Sono bellissimi e molto luccicosi. Ok, poi ho preso per fare i famosi capricci. Ho preso comunque delle cose che mi vengono in mente, tipo capricci. Adesso dovrò provare. Ho preso queste palline di legno. Allora le ho prese 15 mm per 20, in una confezione ce ne sono appunto 20, quindi da 15 mm bellissime, cioè anche queste qua le ho pagate una stupidata, qua da me le trovo che costano un sacco, adesso vi dico quanto costano, eh allora, 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 eh, ecco, te pareva se non le trovo, perle di legno, le ho pagate 2 euro ragazze, ci sono 20 pezzi, bellissimi cioè fatto a meno per quello che trovo qua le ho pagate veramente poco tenete presente che io una volta le ho presa una e una l'ho pagata 40 centesimi cioè fa un po' ridere queste le ho pagate 22 euro vabbè e poi ho preso anche quelle super grandi che non so alla fine non ho bene capito ancora non ho visto bene mh, cosa si utilizza bene per, quelli, per il capriccio queste qui sono da 25 mm mi sembrano anche abbastanza grandi queste e le ho pagate, sono 8 pezzi nella confezione, e le ho pagate 2,10 euro, cioè, veramente una cavolata. Poi ho preso eh, delle basi per orecchini, ho preso queste qui, a forma di farfallina, ho preso un paio, e l'altro è qua veramente carine per fare degli orecchini poi sempre ne ho prese quattro quindi due paia queste qui con i brillantini hanno la solina alla fine sono molto brillantinose diciamo, belle luccicose e ne ho prese appunto due paia Opla. se non mi cade qualcosa ogni volta poi ho preso due ganci ho, pre ho preso questo qui con una farfalla, veramente carino, e poi questo qua con una stellina, con magari per mettere qualche ciondolo. Poi ho preso una cosa che non c'entra niente con voi, non vi ho ancora mostrato cosa realizzo col fimo, appena mi metterò all'opera vi farò vedere. Ho preso delle tazzine, eh, dei piattini... Eh, io generalmente faccio anelli o, con, soprattutto con i piattini che poi ci metto sul cornetto, insomma, tutte quelle cose lì. Oppure faccio le tazzine come orecchini e niente. Quindi ho preso, vedete, questi piattini qui che vabbè sono il sotto. Vedete, altri piattini di, delle tazzine che ho preso. Ho preso questa qua già con la panna e questo qua con il, il tè. Cioè, veramente, veramente belli. Niente, li ho prov voluti provare. Poi ho preso questi ciondolini qui, che li ho pagati veramente una cavolata, e li, li propongo generalmente col cauciù Col cauciù ho visto a Natale che me ne sono andati via veramente tanti, quindi visto che li ho trovati esattamente a, adesso vi dico quanto, a un, un euro, sì, un euro mi ricordo le farfalle. e adesso non ricordo bene se anche i, gli stivali 1,40 euro lo stivale insomma io li, li propongo con, con il caoutchouc veramente, li ho proposti con non così colorati e così belli eh, li ho proposti normali però, cioè, tutti in argento però questi qua li trovo veramente bellissimi quindi se mi sono andati quegli altri non osi immaginare, adesso che poi il prossimo mercatino lo farò con la primavera insomma eh, vedete ho preso questi colori per gli stivali ecco forse è meglio che me li faccia poi ho preso questo asso e poi ho preso queste farfalline l'ho presa rossa nera poi ho preso un verde più scuro un verde più chiaro e rosa Insomma, diciamo che mi vengono 3, 2, 5, 9, 10 braccetti col cauciù veramente, veramente spettacolari. Poi, ma appena li realizzerò, io questi li, li farò sicuramente vicino al mercato, cioè li realizzerò a ridosso del prossimo mercatino. Perché comunque sono cose veloci da fare, ma me li, ve li mostrerò. Poi, appunto, eh, ho preso queste bustine da mettere le mie creazioni. Eh, quando le vendo perché adesso che comunque è finito il, um, il Natale quindi non dovrò fare pacchetti pacchettini eh, ho preso queste bustine sicuramente sono di plastica se non sto a aprirvele le ho scelte rosa, il mio colore preferito è eh, uno dei miei colori preferiti e, e niente, insomma, le ho scelte così. Anche queste bustine le ho pagate, se non ricordo male ce ne sono 50, e sono 9x15. E le ho pagate appunto 50 pezzi, 1,80 euro. Cioè, convenientissimo. Il regalo è stato questo: questo ciondolo, questo, questa base. Che non l'ho mai, mai presa. Mi è sempre piaciuto provare, e con, con l'occasione ne farò qualcosa e vedrò se la prossima volta ne prendo, ne ordino io altre. Niente, ragazze, questo è tutto. Adesso faccio una panoramica. Questo è tutto. Non si vedevano bene, però il verde non è che. E niente, cosa dire di desideri di cristallo, mi sono trovata veramente bene, è stata comunque super veloce, i materiali sono buoni, farò un ordine per le daghe e che ne so, magari si sono arrivate anche queste bellissime palline. E niente, quindi se avete la possibilità io vi dico di, di provare questo negozio perché è conveniente e trovate delle cose veramente belle e particolari. E, e quindi niente, alla prossima e vi mando un bacio. Ciao!